Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un accessorio, decorazione, che vi può essere davvero senz'altro utile per rendere sempre più particolari le vostre creazioni. Parliamo di fibbie, ce ne sono tante di diverse forme, di diversi colori, di diverse misure, quindi non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo nel dettaglio le nostre fibbie. Partiamo con la prima fibbia, vale a dire la fibbia Giove. Allora, analizziamo nel dettaglio quelle che sono le varie misure. Lo spessore di questa fibbia è di circa 0,55 cm e le misure sono le seguenti. Questa parte qui centrale è di circa 6 cm, mentre invece la larghezza, o meglio il diametro totale della fibbia, è di 8,7 cm. Per quanto riguarda invece lo spazio dalla parte centrale all'inizio della fibbia è 2,8 cm, mentre invece la larghezza, eccola qui questa, è di 1,3 cm ed è disponibile in 4 varianti di colore, vale a dire bianco, nero, tartaruga e corno. Parliamo invece adesso della fibbia Marte, disponibile in queste 3 varianti di colore, vale a dire il bianco, il nero e il tartaruga. Le misure cambiano in realtà, nel senso che la fibbia bianca e nera misura lo spessore 0,55 cm, poi la parte centrale invece misura 6 cm per una lunghezza totale di 8,3 cm. Lo spazio qui misura invece 2,6 cm, mentre la larghezza della fibbia è di 1,2 cm circa. Per quanto riguarda invece la fibbia Marte tartaruga, cambia leggermente, nel senso che cambia la lunghezza totale, che è invece di 8,7 cm, quindi è proprio leggermente più grande, e anche questa parte qui, questa larghezza, che invece misura 1,3 cm circa. Parliamo invece adesso della fibbia Venere, disponibile in nero, bianco e tartaruga. Le misure sono le seguenti, ecco qui prendiamo soprattutto la variante tartaruga in modo tale che possiate ammirare davvero tutte le varie sfumature, o meglio i vari effetti presenti all'interno di questa fibbia. Allora, lo spessore è sempre lo stesso, di circa 0,55 cm. Per quanto riguarda invece l'altezza totale è di 4,7 cm. Invece questa larghezza qui, quindi questa centrale, della parte centrale, è di 4 cm, mentre la larghezza totale è di 6 cm. Per quanto riguarda invece la larghezza, vale a dire questa parte qui, è di 1 cm circa. E concludiamo con l'ultima fibbia, vale a dire la fibbia Saturno, che riporta le seguenti misure. Lo spessore è sempre di 0,55 cm. Per quanto riguarda la larghezza totale, invece, è di 6 cm. Mentre l'altezza è di 4,5 cm. La parte invece centrale è di 4 cm. Per quanto riguarda invece la larghezza della fibbia stessa abbiamo 1 cm e invece i relativi spazi anch'essi misurano 1 cm ed è disponibile in bianco, corno e nero. Con queste fibbie in nylon stampato potrete dare un tocco davvero originale alle vostre creazioni. Pratiche da utilizzare, poi ricordiamo che ovviamente parliamo sempre di un prodotto made in Italy, quindi sapete che la garanzia è di qualità e di continuità, ma che anche il fiore all'occhiello che tanto vantiamo e che si può quindi riscontrare nei prodotti Tessiland, che Tessiland cerca sempre di portare avanti proprio come obiettivo principale. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri prodotti. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!